Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di un colore magico perché è il colore che collega la nostra testa con l'universo. Vai con la sigla! Siamo arrivati alla fine del nostro excursus attraverso i colori alleati di salute e linea e oggi ci occuperemo del colore blu e viola. Infatti la frutta e la verdura di questo colore contengono numerose sostanze protettive per la nostra salute, in particolare protettive nei confronti del tumore, delle malattie cardiovascolari, ma sono anche sostanze che aiutano la microcircolazione e danno una mano anche alla vista. Andiamo a scoprire insieme quali sono. Di colore viola troviamo i frutti di bosco, i ribes, le prugne, i fichi, l'uva scura, il radicchio, le melanzane. Sono tutte sostanze molto ricche generalmente di vitamina C, di magnesio, di potassio, ma soprattutto anche dei fitonutrienti che sono quelli poi più protettivi nella nostra salute, senza però ovviamente lasciare in secondo piano vitamine e sali minerali. Ma le sostanze responsabili della colorazione di questi frutti e di questi ortaggi sono le antocianine, che sono delle macromolecole dalla funzione antiossidante molto molto potente. Spesso sono anche sostanze che variano colore a seconda del pH, per cui vi potrebbe anche capitare di immergerli in acqua col bicarbonato e vedere che dal viola tendono a passare al verde. Questo perché i gruppi cromofori, ossia i gruppi colorati contenuti al loro interno, hanno un riassestamento dei loro legami interni che permette proprio questa variazione di colore. Non succede assolutamente niente, è normale che sia così, dipende semplicemente dal pH dell'acqua con cui le state lavando o se avete aggiunto per esempio appunto il bicarbonato. Le antocianine sono dei fortissimi antiossidanti, hanno un'azione protettiva proprio nei confronti di patologie cardiovascolari e di patologie degenerative, sono protettive anche delle arterie, in particolare dei capillari. Esistono tantissimi integratori infatti a base proprio di frutti rossi che servono sia per proteggere i capillari ma anche dalle infezioni delle vie urinarie. Infatti non sono paragonabili ovviamente ai farmaci contro la cistite, ma aiutano a rendere gli episodi di cistite meno forti e meno frequenti. Per oggi è tutto, l'appuntamento è a settimana prossima con i buoni propositi del lunedì. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale.